Ciao, allora sono Antonio Ianiero e faccio parte del gruppo Unterwelt. È un gruppo di amici appassionati di tecnologia e di hardware open source che si incontrano periodicamente il giovedì sera per realizzare dei progetti di fai da te tecnologico. Funzione un nostro plotter verticale che è un oggetto, il plotter verticale è quello lì per terra, in realtà è lui che muove tutto, e come l'ha definito il mio amico Matteo è come fosse un burattinaio che tira i fili che comandano il movimento della penna. Come è fatto? C'è Arduino? Sì, è c'è un microcontrollore Arduino con un motor shield della Adafruit Industries, due motori stepper e i supporti motore e le bobine stampati 3D con la nostra stampante. E da un punto di vista concettuale il funzionamento si basa su diciamo una trasformazione di coordinate dalle coordinate XY a cui siamo abituati per identificare un punto nel piano a coordinate invece polari, e in particolare ogni punto viene identificato da una coppia di lunghezze L1 e L2 di questi fili rispetto al punto fisso che è la carrucola. E il funzionamento, c'è un software che gira sul computer che invia i comandi di stampa al plotter che li trasforma in pratica gli invia continuamente le coordinate del punto successivo da raggiungere in coordinate cartesiane. Il firmware che gira sul microcontrollore traduce questa richiesta in coordinate polari e quindi in lunghezze dei due fili, e consente così alla penna di raggiungere il punto voluto. Questo è solo un esperimento o è un qualcosa di più? Cioè voi puntate a fare un'azienda, insomma, che lavora in questo settore? Ma in realtà è forse presto, e sicuramente intorno, questo è un progetto al momento sperimentale. Noi siamo un gruppo che fa in un certo senso della ricerca e sviluppo in proprio. Come attività facciamo tutt'altro. Noi siamo in quattro e tre sono liberi professionisti. Io lavoro in un'azienda di telecomunicazioni e conciliamo le nostre attività con questa passione, che è una passione forte e che sì, potrebbe effettivamente avere degli sbocchi economici. Pensi che questo fenomeno dei megas sia il futuro davvero? Ma se il fenomeno dei megas sia il futuro io non te lo so dire, so che però è un bel presente, cioè è una comunità viva di gente che fa cose, gente che è in grado di fare cose che stupiscono. Tu stesso mi hai detto di essere venuto qui e non aspettarti di vedere un plot. In Italia quanti ne sono? Ma guarda, in Italia c'è nella comunità un interessante, come ti posso dire, un interessante dibattito su questo tema, e in Italia c'è un artigianato, una così grande tradizione artigiana che di fatto rende anche difficile una buona catalogazione, perché diciamo
il maker è colui che crea, ha piacere di creare qualcosa magari da zero con le sue mani, con la sua inventiva, che è qualcosa che qualsiasi artigiano fa da secoli. E quindi la tecnologia a supporto. Assolutamente, di fatto anche una definizione che si sta affermando è quella dell'artigianato tecnologico o dell'artigianato digitale, cioè l'integrazione di nuove tecnologie per realizzare cose in un modo alternativo rispetto al passato. Ad esempio, una grossa tecnologia abilitante del nostro tempo è la stampa 3D, che è a disposizione di tutti. Cioè, la stampa 3D è una tecnologia nota all'industria già dagli anni 80, però è inavvicinabile da un punto di vista economico. Adesso siamo in grado, il progetto RepRap, che è il progetto condiviso in rete da centinaia di persone, ha portato alla realizzazione di stampanti che tutti si possono permettere. Cioè, mediamente un costo? Ma costi che possono oscillare dai 700, 800, 1000 euro, non certo centinaia di milioni di lire come era negli anni 90. E questo tipo di tecnologia rende di fatto possibile creare degli oggetti di forma complessa e di precisione direi semi-industriale a essenzialmente chiunque. Cioè, in casa ti metti un oggetto che è in grado di produrti prodotti con la precisione del decimo di millimetro. E questo espande enormemente le potenzialità in termini di creazione di oggetti. Tant'è, ti dicevo prima, quando ti facevo vedere il plotter verticale, che la precisione delle bobine è cruciale per il buon funzionamento del plotter, perché il diametro deve essere costante, l'accumulo del filo deve essere ben regolato. E diciamo che con la stampa 3D io ho potuto progettare quelle bobine in un modo molto semplice e alla mia portata. L'alternativa sarebbe stata imparare, per esempio, ad usare un tornio per farlo in metallo qualcosa del genere, che onestamente non ritengo alla mia portata. Cioè, io adesso ho progettato le bobine, ad un click di mouse di distanza ho l'oggetto finito. Per cui, diciamo, adesso è possibile passare dall'ideazione, quindi dal momento creativo relativo a un nuovo oggetto, alla fase progettuale al computer, alla creazione di un oggetto concreto che io uso, tutto nell'arco di, verosimilmente pomeriggio, qualche giorno, e sicuramente nello spazio del nostro laboratorio o della mia casa. Quindi la grande rivoluzione della stampa 3D sta nel fatto di rendere possibile creare oggetti di precisione arbitraria a casa propria.